Con Lacchioni voto 6,5. Realizza con un gran colpo di testa il gol che sblocca il match. Ci prende gusto e spesso si distende con i suoi classici break fatti di sgroppate alla Lussio per riproporsi in attacco. La doppietta non arriva, ma è già a quota 4 reti in stagione. Sempre verde! Vianello, voto 6 più. Parte bene il baby orange in mezzo al campo. Porta con disinvoltura il 10 sulle spalle, ha qualità, personalità e dimostra da subito di poter ripagare ampiamente la fiducia del mister. Dopo una ventina di minuti riceve una tremenda capocciata direttamente al naso e deve alzare bandiera bianca, ma siamo sicuri tornerà in campo ancora più forte. Coraggioso! Varricchio, voto 6,5. Trova il debutto stagionale per le assenze di Belli e Giordani e l'infortunio pronti via di Vianello. Capisce che è la sua chance e non si fa intimidire. Gioca con voglia ed abnegazione, dà il suo prezioso contributo con intelligenza tattica. È sempre uno degli ultimi a lasciare il campo di allenamento e i risultati si vedono. Se continuerà così farà strada. Positivo! Gambadori, voto 8. Anche con la Narnese riconquista milioni di palloni. Si vocifera che durante le partite, quando la gente non se ne accorge, faccia pure il raccattapalle, proprio per la gran voglia di recuperare palloni. Straripante si toglie pure lo sfizio di emulare Garrincia in occasione del raddoppio di Bigoni. Fuga sull'out destro, dribbling su tre avversari e cross pennellato per la testa del bomber, che non può sbagliare. Leader! In via della Madonna, vicino alle scuole alimentari Marco e Federica, prezzi scontatissimi per panini e spuntini. Un esempio, pan bab 1,50€, hot dog a 1€, grande rifornimento di ogni genere di oggetto. Vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Bigoni, voto 7. 19° centro per il capocannoniere del girone E. Sta diventando mortifero pure di testa, probabilmente anche per il divertimento di sforacchiare i palloni con la cresta. Adesso non ha davvero più punti deboli. Giocatore di classe cristallina che però ha dovuto incontrare un certo Morgia per sapere di esserlo. Predestinato! Sambo, voto 6,5. Si dice che un grande portiere sia tale se durante una partita in cui è poco impegnato si faccia trovare pronto e reattivo. Nella pistoiese può sfoggiare grandi parate ogni 3-4 partite e lui c'è sempre. È giovane per essere considerato un fenomeno. Dovrà superare altri difficili esami e essere sempre al top con la testa e con il fisico. Per ora ci sta provando con buona efficacia. Saracinesca! Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, voto 0. La pistoiese contro la Narnese ha dovuto rinunciare a due elementi fondamentali come Belli e Giordani per le scelte regolamentari della Lega. Da una parte si obbliga le società a costruire le squadre intorno alle quote e dall'altra si priva le stesse di 2,94 in un momento decisivo della stagione. Falsare un campionato per regolamento è davvero una cosa da ridere, se non ci fosse da piangere. Scriteriato! I ragazzi della Curva Nord, voto 10. Ieri allo stadio è stata preparata una coreografia bellissima. Il colpo d'occhio era quello dell'entusiasmo allo stato puro. Un entusiasmo vero, visibile e pulito. Contro l'Arezzo i ragazzi della Nord chiamarono a raccolta il popolo pistoiese in un ideale abbraccio all'intera provincia. Stavolta l'idea vincente è stata quella della solidarietà al piccolo Nicco, che combatte per la vittoria più importante e al quale i giocatori hanno regalato una fiammante maglia arancione. Encomiabili! Il video è offerto da Autoe.